Le elezioni regionali in Sardegna hanno lasciato un'impronta di insofferenza nel centrodestra italiano, evidenziando tensioni già in corso da mesi e che ora si acuiscono con la sconfitta di Paolo Truzzo, candidato imposto da Giorgia Meloni e il suo partito, Fratelli d'Italia. Il risultato elettorale, con la vittoria di Alessandra Todde, ha ridato linfa alle opposizioni, sia interne che esterne al governo. La Lega, attraverso il vice segretario Andrea Crippa, ha esplicitamente criticato la Premier Meloni per la scelta di Truzzo, condannando la decisione di portare avanti un candidato senza conoscere a fondo il territorio e senza ascoltare le voci del territorio stesso. Il confronto all'interno della coalizione di governo non si è fatto attendere. Crippa ha sottolineato che la candidatura di Truzzo è stata un errore, evidenziando il fatto che mentre Matteo Salvini, leader della Lega, ha visitato la Sardegna ben 8 volte prima delle elezioni, Meloni vi è stata solo una volta. Questo ha sollevato dubbi sulla coerenza e sulla comprensione del territorio da parte di chi ha imposto la candidatura. Le tensioni non si limitano alla mera analisi dei risultati elettorali, ma si estendono anche alle dinamiche interne della coalizione. La Lega, pur riconoscendo un buon risultato nel complesso, ha criticato aspramente la scelta del candidato, mettendo in dubbio la strategia di Meloni nel processo decisionale. Ora che gli elettori hanno espresso il loro giudizio, è tempo di rivedere le dinamiche e le strategie all'interno del centrodestra italiano, soprattutto in vista delle prossime elezioni in Abruzzo. Le critiche espresse dalla Lega mostrano una frattura nel rapporto tra i partiti che compongono la coalizione di governo, evidenziando la necessità di un confronto interno per ristabilire la coesione e trovare una strategia comune per il futuro.